Ciao, sono Ambra e ho la capacità di litigare in ogni dove con le persone e giuro che non è colpa mia, io sono una persona pacifica. Ciao, bentornati nel canale, bentornati, sono molto comoda qua sul mio divano in compagnia di un cartellino perché sono a raccontarvi, visto che le amate tantissimo, una nuova story time fresca di ieri. Spero che questa story time, come ogni volta, possa intrattenervi, farvi passare 4 minuti di chiacchiera in simpatia, ma soprattutto spero possa anche esservi utile se, come me, vi imbattete in situazioni dal punto di vista commerciale non limpide. Ma partiamo da principio. Ieri era domenica e come ogni domenica, quando non lavoro, perché una domenica sì e una no lavoro, ho fatto un giretto la mattina in compagnia dei miei genitori e del mio fidanzato. Insomma, abbiamo fatto un bel giro, una bella colazione, tutti insieme, c'era una giornata splendida, il sole, c'erano 16-17 gradi, alle 10 del mattino si stava divinamente, insomma una giornata perfetta. Ad un certo punto passiamo davanti a un negozio dove ero entrata qualche settimana prima e nel quale avevo visto un sacco di giacchine che ama indossare il mio fidanzato. Sono quelle giacche capospalla, a metà tra l'elegante e il casual, quelle giacchine, lui le chiama le giacchine da fighetto. Sono quei capi, insomma, che non mancano nell'armadio, penso neanche di vostro marito, dei vostri fidanzati o di voi uomini in ascolto, perché danno quel tocco di anche eleganza, non troppo conformista, a un outfit anche basico, magari con una scarpa sportiva. Insomma, avevo visto che questo negozio aveva un sacco di queste giacchine, anche a prezzi molto accessibili, e siccome io non ho ancora capito che taglia indossa al mio fidanzato, tutte le volte lo offendo portandogli a casa delle taglie troppo grandi per lui, mi sono detta: ah, le guardo, non le compro, se ci torniamo ci porto dentro anche lui, perché c'erano delle belle cose, delle cose anche ancora in offerta, cose carine. Passiamo quindi davanti a questo negozio e decidiamo di entrare, io, mia mamma e lui. Mia mamma si è messa a guardare alcune cose, anche Stefano si mette a guardare alcune cosine, ha preso delle camicie, eccetera. E poi ci soffermiamo davanti a questo mega espositore che teneva tutta la parete, dove c'erano appunto queste giacchine, queste capospalla. Rimaniamo subito colpiti da tutti i prezzi di queste giacche. Il prezzo era il solito per ogni modello di giacca esposta in questa parete enorme ed era 36 euro. Questo è anche un negozio outlet, quindi vediamo che si partiva da 200 euro, si scendeva a 119 fino allo sconto del 70, ben espresso sul cartellino giallo, per arrivare a euro 36 su una giacchina comunque carina in cotone, molto semplice, ecco perché il prezzo non mi sembrava sbagliato. È una giacca molto carina da usare tutti i giorni, va benissimo, ma è una giacca in cotone, nessun brand particolare, insomma il prezzo non mi sembrava poi così tanto impossibile. Poi vi ripeto, il prezzo era lo stesso per tutta la parete. In quel momento arriva anche la commessa e le chiediamo di poter provare una di queste giacche e io comincio anche a commentare il prezzo, stupita, perché comunque 36 euro non sono molti. Questa commessa mi risponde: eh sì, vede, tutta la parete, tutti i modelli a 36 euro. Insomma, per farvela breve, Stefano rimane colpito da un modello e la prova, sceglie la taglia, poi andiamo in cassa insieme ad altre cose. In cassa si crea il casino, nel senso che io stavo in disparte e mia mamma e Stefano fanno un conto unico. Mia mamma aveva preso un maglioncino, un qualcosa in quel momento, io quindi guardavo la scena della commessa che batteva le varie cose, rimanendo in disparte guardavo le varie cose e mi facevo anche un po' il calcolo mentale, così come sono solita fare, di quanto avrebbero speso. Io ho l'abitudine di guardare i prezzi di tutto, che sia una cosa da 5 euro, da 10, da 1000, io li guardo a prescindere i prezzi. Ho anche l'abitudine in cassa di farmi già il conto mentale di quanto andrei a spendere, quindi il mio conto si aggirava sui 120 euro circa, ma la commessa in quel momento dice 180 e Stefano e mia mamma non battono ciglia e cominciano a dare i contanti, ma a me non tornava questa cifra. Il mio cervello mi diceva: ma guarda che hanno preso cose per 120 e la commessa ha detto 180 e rotti. Insomma, la cosa non mi torna, però sto zitta e una volta uscita gli dico: ragazzi, ma avete preso cose in più? Perché secondo me avete speso troppo. Insomma, appena uscita dal negozio io appoggio il borsone degli acquisti in quest'area relax con tavolino e panchine eccetera, guardo a uno i cartellini degli abiti e la somma dei cartellini degli abiti che avevano preso era 120 euro, a differenza dei 180 e rotti, quasi 190, che avevano pagato come da scontrino. Quindi scorro anche lo scontrino e mi accorgo che la giacca da 36 euro in realtà me l'avevano fatta pagare sui 100 euro, quindi molto molto di più, una cifra per cui sicuramente non avrei comprato
in quel negozio, avrei comprato un altro tipo di giacca in un altro negozio. Quindi decido di entrare, entro quindi con mia mamma e appena mi vede la commessa, diciamo che era come se solo aspettasse che sarei rientrata, anche perché lei in effetti aveva battuto lo scontrino da 36 euro ben visibile e sulla cassa aveva letto esplicitamente un'altra cifra, quindi diciamo che ci ha provato a fregarmi e alla grande. Quindi sono entrata con lo scontrino e ho fatto vedere che la giacca mi era stata fatta pagare di più. A quel punto la commessa va un po' in panico, dice sì, sicuramente c'è un problema, mi sa che le giacche sono state prezzate male perché la cassa non sbaglia mai, eccetera eccetera. Gli dico sì, ma per 100 euro non avrei comprata io questa giacca, quindi cosa facciamo? E lei mi risponde: non posso ridarti i soldi indietro e non puoi restituire la giacca, ti faccio un buono con cui tornerai qua a spendere. No, allora, punto primo, il buono non mi interessa, anche perché io non posso tornare apposta da te con autostrada, benzina, cioè quel giorno ero lì per caso, posso farmi chilometri per spendere un buono su un errore tra l'altro palesemente vostro. A quel punto lei comincia a guardarmi in faccia e dire: io non posso farti rimborsi, non posso farti niente, la giacca non posso riprenderla indietro, eccetera. Mi scoccia veramente tanto trovarmi in queste situazioni, non è la prima volta che capita, proprio perché spesso e volentieri nei negozi non c'è chiarezza. A quel punto ho fatto ciò che la legge suggerisce a ogni cittadino che si trova in questa situazione: guardi, mi chiami la responsabile o mi trovo costretta a dover chiamare la finanza. Non tutti voi forse sapete che ci sono delle leggi a favore, a tutela insomma del consumatore, che esplicitano che l'acquirente deve pagare esattamente quello che viene riportato sul cartellino. Questa è la cifra che conta, altrimenti io per simpatia potrei in cassa cambiarti il prezzo. Lui mi sta simpatico, quindi da cartellino questa cosa costa 20 euro, 80 grazie, no, ma lo dice la cassa. Non funziona proprio così e c'è una legislazione che proprio tutela, si è espressa in modo candido e limpido su queste situazioni. Non fatevi fregare mai da queste situazioni e dite, come ho fatto io, la parola magica: mi trovo costretta a chiamare la guardia di finanza. Oh raga, la GDF incute sempre tantissimo timore nei negozianti. Insomma, ecco come trasformare una piacevole giornata di sole, di passeggiate, di shopping in un motivo di stress. Non mi divertono mai queste situazioni, non mi mettono a mio agio, ma tantomeno mi metto a mio agio farmi fregare 60 euro dal primo che passa. La ragazza, la commessa, quindi parte, va nel retro bottega, ci sta un quarto d'ora, mentre le altre commesse nel negozio mi guardavano schifate. E lo giuro, erano schifate. Grande rispetto del cliente. Passato un quarto d'ora lì in piedi impalata a farmi guardare male dalle colleghe mentre questa non usciva più dal retro bottega, mi sono avvicinata alla porta d'entrata del retro bottega e la tizia mi stava palesemente insultando al telefono con la sua responsabile. A quel punto le ho fatto capire che avevo sentito ciò che stava dicendo di me e le ho detto anche che avevo un po' di fretta, cosa volevamo fare. Ragazza esce dicendomi di stare calma e questa frase detta così a sproposito ha sempre la capacità di sortire l'effetto contrario a me, quindi di farmi agitare. Se mi dici di stare calma quando io in realtà sono anche troppo calma e sono da un quarto d'ora lì impalata in attesa di una risposta, quando la risposta è sancita da legge, cioè tu mi devi fare il rimborso dei soldi che io ho pagato in più, e mi dici anche di stare calma, la prendo come una provocazione e potrei arrabbiarmi, ma non l'ho fatto perché non amo passare dalla parte del torto. Insomma, come è andata a finire questa vicenda? La tizia esce palesemente infuriata con me, mi dice che sì, le giacche appese erano state battute con il cartellino del 70 per errore, e io voglio capire chi ha fatto questo errore, perché se fosse un mio dipendente lo ucciderei all'istante, perché ragazzi, non si trattava dell'errore di una giacca. A quel punto io sarei stata la prima, anche se la legge dice tutt'altro, a dire no, vabbè, non è giusto che io ti porto via una cosa che costa così tanto solo perché c'è stato un errore. Cioè io sono la prima che va incontro a un commerciante avendo delle attività commerciali io stessa. Però di fronte a una parete piena di cartellini a 36 euro, dove per diverse volte tu, commessa, mi parli di quanto siano convenienti quelle giacche prese a 36 euro, poi in cassa me la fai pagare triplo e non mi vuoi fare un rimborso, non mi vuoi dare i soldi che mi hai fregato, cioè capite che è una situazione antipatica e anche un po' paradossale. Insomma, la ragazza torna da noi, ritraffica, era palesemente in ansia, gli dico: guarda che sono quasi 20 minuti ormai che sono qua dentro, mi fai un buono? Io non posso tornare, non voglio un buono, voglio semplicemente pagare la cifra per cui mi è stata venduta questa cosa, sono 36 euro, cioè tutta la parete, tu stessa mi hai detto più volte, mi hai confermato più volte che viene 36 euro, anche perché vi ripeto, la giacca era
era carina, ma ad esempio avessi letto 100 euro come doveva costare, non l'avrei presa, sarei andata presso altri negozi a comprare una giacchetta a capospalla da 100 euro. Insomma, la ragazza in questione mi risponde che la responsabile ha deciso di chiudere lì la cosa, che non voleva casini, non vuole casini nel negozio, soprattutto la parola guardia di finanza deve averla intimorita abbastanza, anche perché un comportamento del genere in effetti, se esasperato, può ritenersi in tutto e per tutto truffa. Quindi dopo quasi mezz'ora di discussione riesco a farmi ridare i miei 60 erotti euro, dopo aver fatto la minaccia di chiamare la guardia di finanza, dopo averle letto, fatto googlare tutti gli articoli online della Codacons, associazione consumatori, guardia di finanza stessa, sul comportamento da tenere da parte del negoziante nel caso di situazioni di questo tipo. Codacons scrive: la conoscenza del diritto rende più forti. Esatto, ecco perché sono qua anche a farvi questa story time, non solo per darvi ulteriore conferma della mia capacità di litigare in ogni istante con ogni essere umano vivente, che poi io non ho litigato, sono stata calma anche quando ero calma, lei mi continuava a ripetere stai calma e già la ero. Sì, però sono a lanciarvi questo trick nel caso vi capitasse di essere fregati in cassa, che vi sia battuto uno scontrino che è diverso dal cartellino, fateli valere i vostri diritti, c'è una legislazione molto chiara, basta andare semplicemente su Google, poterla leggere, potervi informare in materia, c'è una legislazione che tutela il consumatore di fronte a queste situazioni. Come vi ho detto prima nell'esempio, infatti, io sarei liberissima di cambiare in base alla persona che ho davanti, alle simpatie, a pelle che io nutro per quest'ultima, uno scontrino in cassa così a mio piacere, non funziona proprio così, ci sono delle leggi ben specifiche che regolano il mercato, regolano il commercio. Bene ragazzi, io spero di avervi tenuto compagnia e anche di esservi stata utile, fatemi sapere se vi è mai capitata una situazione di questo tipo, come avete reagito e come ha reagito il negoziante nei vostri confronti, e pollice in su per me che riesco a litigare anche la domenica mattina, il giorno del Signore. Un bacione, noi ci vediamo alla prossima, come al solito non scordate di starmi bene.